Giornata importante per quanto ci riguarda anche emozionante, è la prima toccata di questa nuova ammiraglia di MSC Crociera, MSC Bellissima a Genova, e sottolinea, se mai ce ne fosse bisogno, il profondo legame che lega MSC alla città di Genova, perché continuiamo a dedicare le nostre ammiraglie a questa città. Oggi è la prima toccata, da domenica e per tutta l'estate, su base settimanale, la MSC Bellissima scalerà appunto il porto Ligure. E significa aumento delle movimentazioni di MSC Crociere sul porto di Genova. Nel 2019 contiamo di superare il milione di ospiti movimentati nello scalo Ligure, e significa anche una quarta nave d'estate, cioè quest'estate quattro navi tutte di grande stazza toccheranno in maniera regolare lo scalo Ligure. MSC Bellissima è la seconda nave del progetto Meraviglia, una nave con delle soluzioni tecniche assolutamente innovativi che non hanno paragone nello scenario croceristico mondiale. Innanzitutto la grande hall centrale con questo LED di 480 metri quadri che è unico nel mondo delle crociere, e poi la presenza a bordo di Cirque du Soleil, che ha realizzato in esclusiva per MSC Crociere due spettacoli, ed un salone a prua della nave dedicato esclusivamente agli spettacoli di Cirque du Soleil, e poi lo Yacht Club, l'area ragazza, i ristoranti tematici, il vero e proprio percorso culinario che a bordo di questa nave si può fare facendo differenti esperienze culinarie nei ristoranti tematici. Questa è una nave all'insegna della tecnologia, perché nel programma abbiamo arricchito il programma MSC Formi, che serve proprio ad avvicinare e a far vivere l'esperienza di crociera nella maniera migliore possibile ai nostri ospiti, quello che abbiamo definito un nuovo membro dell'equipaggio MSC Zoe, l'assistente virtuale di crociera. Su questa nave in ogni cabina è posizionato appunto MSC Zoe, che supporta gli ospiti in 7 lingue, oltre 40 dialetti differenti, ha la capacità di interagire con gli ospiti in maniera interattiva, collegandosi anche ai televisori di bordo, dando informazioni sulla vita a bordo, sulle escursioni, sui locali e come vivere al meglio l'esperienza crociera.